Cari amici dell'Opinione Equestre, siamo alle QIF di Gorla Minore, campionati italiani, abbiamo due ippo amiche, quindi attenzione, bellissime ragazze. Federica Colombo, buongiorno. Buongiorno. E Beatrice Squarcina, buongiorno. Buongiorno. Allora ragazze, come sta andando innanzitutto? Bene, abbastanza bene, ho fatto un errore, però sono contenta. Sei soddisfatta? Sì, abbastanza. E te com'è andata? Allora, io ho due errori. Non è il massimo, però cavallo nuovo appena preso, quindi bene, direi. Non era tutto un punto di domanda, quindi due errori è già buono. Quali sono le difficoltà quando, insomma, non vi conoscete ancora, quindi il binomio non è ancora ben formato? Ma la difficoltà è se tipo c'è un imprevisto, che uno non sa come il cavallo reagisce, magari su un intervento improvviso o qualcosa del genere. Finché va bene con qualunque cavallo. Quando c'è un imprevisto, che poi quando uno non conosce il cavallo, è un po' un problema. Da quanto tempo siete amiche? Ma ci conosciamo da un sacco di tempo alla fine. 8 penso. 8. Fantastico. Sempre amico, sempre avete discusso ogni tanto a causa di queste competizioni, magari dove vi trovavate insieme? No, discussioni mai. Non, mai. No. Difetti di Federica? A cavallo, stiamo sempre parlando. Ma forse che è un po' distratta, che ogni tanto si perde via. Federica, i difetti di Beatrice? A cavallo. Non saprei adesso. Brava, guarda, lei è andata al punto, dice che sei distratta. No, non saprei veramente, che difetti hai? Non lo so. Sei giudice di te stessa. Ragazzi, qui per fare l'elenco. Ragazze, prossimi appuntamenti? Non lo so, penso Cervia tra un paio di settimane, però bello. Non so. Bello, una gita fuori porta. E tu invece, prossimi appuntamenti, anche tu Cervia? No, penso Tortona settimana prossima alle warm up e Alessandria tra 2 settimane. Benissimo. Cosa fate al di fuori dello sport equestre? Qual è la vostra passione? Insomma, cosa fate come passatempo? In questo momento nulla, perché ho lasciato l'università quest'anno e volevo dedicarmi solo ed esclusivamente ai cavalli, quindi sto cercando di imparare un po' questo mestiere. Stai dedicando di più alla tua passione. Esatto. Decisione. E invece nelle vostre serate, andate in discoteca, andate a ballare, siete fidanzate? Allora, io non sono fidanzata, non esco a ballare. Ottimo. Io vivo nel centro ippico e resto nel centro ippico. Benissimo, non chiediamo programmi preferiti, Furia Cavallo dell'West e tutta la collezione, attrice. Invece per quanto riguarda te, sei fidanzata? No, non sono fidanzata. Ragazzi, queste due ragazze sono da piazzare, assolutamente. Infatti. Siete pretenziose? No, dai, mi accontento abbastanza. Benissimo, ci fa piacere. Allora, vi ringrazio della disponibilità da parte mia e di tutti gli amici dell'Opinione Equestre. Grazie. Grazie. Ciao.